Ma diciamo, non credo che Napoli avesse bisogno di una ruota panoramica. Ci sono altre bellezze, quindi guardiamolo in positivo, quindi abbiamo tante bellezze, quindi cerchiamo di valorizzare e di utilizzare quelle che noi già abbiamo. E le ruote panoramiche si fanno, ovviamente ce ne sono tante in tante città, forse si poteva fare più in periferia, si poteva scegliere dei posti che erano più facilmente accessibili e meno intasati di turisti. Comunque sono scelte, comunque ne discuteremo. Devo dire c'è stato un buon difetto di comunicazione, perché ovviamente è avvenuto nell'area portuale, che è un'area che ha una sua autonomia, quindi noi abbiamo saputo che c'è stata questa autorizzazione da parte dell'autorità portuale. Dobbiamo capire quali siano i livelli autorizzatori che la ditta ha avuto, quindi se anche c'è il parere positivo della sovrintendenza. Ovviamente una ruota panoramica determina anche un tema di accesso, di rapporto, di numero di persone che arrivano. Io penso sempre che Napoli ha tantissime bellezze, quindi forse ci possiamo accontentare delle tante che abbiamo, quindi questo è il motivo per cui quando ci è stato proposto come amministrazione comunale di poter posizionare una ruota panoramica sul lungomare, noi abbiamo preferito declinare. Quindi vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni e capiremo quale sarà la situazione. La diplomazia però non è favorevole a questo. Ma non credo che Napoli avesse bisogno di una ruota panoramica. Ci sono altre bellezze, quindi guardiamolo in positivo, quindi abbiamo tante bellezze, quindi cerchiamo di valorizzare e di utilizzare quelle che noi già abbiamo. E le ruote panoramiche si fanno, ovviamente ce ne sono tante in tante città, forse si poteva fare più in periferia, si poteva scegliere dei posti che erano più facilmente accessibili e meno intasati di turisti. Comunque sono scelte, comunque ne discuteremo.